Bene, adesso abbiamo un nuovo ospite, l'ultimo diciamo, di questa parte dedicata all'innovazione. Chiaramente poi il programma continuerà molto ricco per tutta la giornata, come sapete. E invito Carlo Alberto Pratesi, professore di marketing e innovazione all'Università di Roma 3. Benvenuto, Carlo Alberto. Buongiorno, buongiorno a Allora, tutti. Carlo Alberto Pratesi è un grande esperto di marketing e di innovazione. In particolare ha scritto diversi saggi sul tema del packaging, annosa questione che tutti noi affrontiamo generalmente nella nostra vita, ma che abbiamo affrontato in maniera particolare in questo periodo di lockdown, stando chiusi in casa e facendo spesso la spesa o facendoci portare le cose in casa. Abbiamo potuto toccare con mano che dal punto di vista dei consumatori, chiaramente poi c'è anche l'aspetto industriale, ma dal punto di vista dei consumatori dobbiamo trovare una soluzione per questo packaging. E tu l'hai trovata in qualche maniera, perché hai trasformato il packaging in una tecnologia parlante che possa raccontare e dialogare con noi. Ci vuoi raccontare appunto questo packaging parlante? Sì, diciamo, la premessa è che confermo il packaging è il problema o l'opportunità per le aziende che vogliono diventare più sostenibili. Quindi abbiamo fatto delle indagini su centinaia di aziende italiane e abbiamo scoperto che per 7 aziende su 10 è il packaging la priorità, come aiutare attraverso il packaging a raggiungere maggiore sostenibilità. Uno degli argomenti, e giustamente lo anticipavi, è proprio il fatto che il packaging è uno strumento di comunicazione. Uno strumento di comunicazione sul quale, altra ricerca ci dice, la maggior parte dei consumatori cercano proprio le informazioni sui temi della sostenibilità, su come trattare il fine vita del packaging, sostanzialmente come smaltirlo, su come utilizzare il prodotto. Quindi il tema è: come migliorare la capacità del packaging di essere strumento educativo, oltre che informativo, per aiutare tutti noi ad essere più sostenibili nel consumo, nell'uso del nostro cibo e non solo. E la soluzione che abbiamo trovato, è, tra l'altro grazie anche a un'azienda che ha contribuito a creare un'app, è proprio di trovare il sistema attraverso la realtà aumentata, quella magnifica soluzione che ci consente, inquadrando col nostro smartphone un'etichetta, di avere una serie di informazioni aggiuntive, ma non soltanto in forma testuale, perché tra l'altro un dato interessante è che la maggior parte delle persone non capiscono il quanto scritto sulle etichette, che in genere è molto sintetico, è molto complicato. Quindi anche attraverso immagini o spiegare come fare il packaging e quindi anche come smaltirlo. Carlo Alberto, tu hai fatto delle ricerche anche, tu collabori spesso con il consorzio CONAI, che lo ricordiamo, il Consorzio Nazionale Imballaggi. E cosa risulta da queste ricerche nel appunto rapporto tra italiani, cittadini e le informazioni che normalmente troviamo sugli alimenti? Allora, il primo dato interessante è che il 50% delle persone vogliono le informazioni sul packaging dei temi della sostenibilità. Non solo lo smaltimento, l'uso, tutto ciò che consente di essere più sostenibile, avere un minore impatto. L'altro dato, meno interessante o meno positivo, è che il 70% dei cittadini non capiscono queste informazioni. Quindi il grande sforzo è intanto selezionare quali sono le informazioni che effettivamente è giusto comunicare e le modalità attraverso quali queste informazioni possano trasformarsi in comportamenti da parte. Pensate che nella roadmap, questa sorta di percorso che CONAI propone, la fase informativa del packaging è assolutamente centrale. Quindi lo sforzo è coniugare la complessità o equilibrare la complessità delle informazioni legate all'ambiente con una facilità di comprensione da parte di chi utilizza il packaging. Senti, io vorrei fare una battuta che però sospetto possa contenere una parte di realtà. Come ci dicevi, 7 italiani su 10 dicono di non comprendere le informazioni sul packaging. Il mio sospetto è che gli altri 3 in parte si siano spinti un po' a dire una cosa non vera, cioè probabilmente una persona lo capisce, 2 cercano di capirlo e 7 non ne capiscono nulla e lo dichiarano, perché effettivamente interagire con queste informazioni è complicatissimo, ci vuole una laurea. Infatti, considera che molto spesso si usano come dire, dei marchi, dei simboli che non tutti conoscono e non tutti soprattutto riconoscono. Quindi, da questo punto di vista, è molto utile poter usare le tecnologie che consentono di visualizzare una spiegazione e educare tutti noi, come dicevo, ad avere quello che serve per comportarci in maniera corretta, perché poi alla fine il vero impatto ambientale del packaging è dato per un errato smaltimento o per una gestione del fine vita scorretta. Quindi il packaging
da un lato ci può aiutare ad essere più sostenibili perché riduce per esempio gli sprechi, aumenta la durata dei prodotti, dall'altro se smaltito in maniera scorretta evidentemente crea un problema, quindi da beneficio a costo. E proprio per evitare questo problema il comportamento di tutti noi deve essere assolutamente adeguato e questo occorre impararlo e per impararlo serve un'informazione e un'educazione che il packaging stesso può veicolare, specialmente se usiamo tecnologie come questa app che giustamente accennavamo prima, che si chiama ASA di Tecnoalimenti, che ci consente attraverso la realtà aumentata di ottenere informazioni chiare e comprensibili. Questo credo che sia un elemento fondamentale perché quello che ci stai raccontando, interpreto tra le righe, è che anche chi ha buona volontà per fare correttamente, diciamo, per seguire correttamente tutti i passaggi per il riciclo dei prodotti e degli alimenti e anche del packaging, in realtà può sbagliare, diciamo, senza volerlo. Quindi da questo punto di vista chiaramente ci vuole più educazione, ci vogliono maggiori informazioni. Appunto, lo ricordiamo, questa app ASA è un'app che magari tra tante app inutili che scarichiamo sui nostri smartphone potrebbe essere il caso di utilizzarla. Senti, come possiamo aumentare, diciamo, questo impatto comunicativo del packaging? Perché appunto in parte ci ha raccontato del 3D, però poi in realtà c'è anche una parte di design, il fatto di progettare, lo sentivamo anche prima con Valentina Sumini che abbiamo intervistato prima, il fatto di progettare il prodotto e il packaging già pensando a quale sarà la sua vita dopo l'utilizzo, diciamo, principale. Questo è un elemento molto di forza. Certo, tutto quello che può servire a rendere più ecologico il packaging, quindi il cosiddetto eco design, è fondamentale. Ricordiamoci anche la riduzione dei materiali utilizzati, il fatto che possa essere riutilizzato il packaging stesso, il fatto che possa utilizzare materiali riciclati, il fatto che possa essere riciclato esso stesso come materia prima. Tutto questo richiede da un lato innovazione, perché non tutto è immediatamente disponibile, e anche una normativa. Purtroppo questo va detto, se la complessità nel capire cosa fare del packaging a volte è data anche da una normativa che poi cambia da comune a comune, da regione a regione, quindi lo sforzo è molto importante ed è uno sforzo soprattutto di coordinamento tra attori diversi, i produttori di packaging a partire da loro, i produttori di prodotti che utilizzano il packaging, i distributori che lo utilizzano naturalmente nei negozi e i consumatori e più tutte le istituzioni e le amministrazioni locali che devono gestirne anche attraverso appunto i consorzi che il CONAI coordina, il fine vita. Se noi riuscissimo a trovare e a realizzare un'economia circolare come quella suggerita da chi ha parlato prima di me sulle astronavi, quindi fare in modo che non esistano sprechi e che tutto quello che viene utilizzato poi rimanga in circolo in maniera corretta, avremmo risolto i problemi dell'ambiente e della sostenibilità. Questa economia circolare naturalmente richiede un ripensamento di molte fasi di produzione e il packaging, come dicevamo, è sicuramente un elemento prioritario sul quale ripensare non solo i comportamenti, ma anche il design e la progettazione. Senti Carlo Alberto, vorrei chiudere con un messaggio. Abbiamo parlato di responsabilità delle aziende, abbiamo parlato di responsabilità di chi progetta questi prodotti e chi pensa il packaging, però ricordiamolo, la responsabilità principale rimane la nostra, quella di consumatori. Certo, appunto informarsi e soprattutto non essere pigri. All'inizio lo sappiamo tutti, la raccolta differenziata, lo smaltimento richiede uno sforzo, ma abbiamo fatto sforzi in tanti altri ambiti. Questo è uno sforzo che renderà il nostro pianeta migliore. Quindi io vedo che molte persone, anche i più giovani, sono molto adesso non solo sensibili, ma anche disponibili a investire, perché poi alla fine è sempre una questione di tempo. Il tempo è la risorsa critica per tutti noi. Ecco, dedicare un po' di tempo per capire gli argomenti e per poter abituarsi a cambiare i comportamenti. Una volta che questo si è realizzato, poi il resto è tutto in discesa. Se tutti noi facciamo il nostro sforzo, il problema si risolve. Come diremo, come abbiamo detto, è un problema relativamente grande rispetto a tutti i problemi che riguardano l'impatto ambientale e quindi la difesa del nostro pianeta. Bene, allora siamo arrivati alla fine di questa parte dedicata all'innovazione. Io ringrazio Carlo Alberto Pratesi, professore all'Università 3 di Marketing e di Innovazione. Ringrazio Jared Diamond, ringrazio Valentina Sumini. Adesso abbiamo un breve messaggio di Nina Zilli e poi avremo Edoardo Vigna, che è l'architetto di questa giornata Pianeta 2020, che intervisterà il ministro dell'Ambiente Sergio Costa. Grazie mille.